Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video di Pancake Simulator. Oggi siamo qui in una nuova mappa che ha preso il nome di Clicker Pancake Simulator proprio oggi perché c'è stato un update, ok? Riscattiamo questa ricompensa, adesso abbiamo 50.000 e un nuovo animale 2.5. Molto interessante. Allora, questa spinta può essere usata in qualsiasi momento e dura per 5 minuti. Va bene, proviamo. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like per questo video. Allora, qui vendiamo, quindi qui abbiamo il nostro backpack che io ho preso. Estrazione automatica veloce, ovviamente costa Robux, lo sapevo. 120, ok, queste sono le nuove aree e questi sono i nuovi pet. Guardiamo un po' lo shop, prima di iniziare vediamo un po' di cose. Quanta roba. Zainetto, ok, qui abbiamo tutto, perfetto, il nostro piccone, ok, direi di metterci al lavoro e facciamo 11, cioè quindi li distruggiamo subito con un colpo, andiamo subito in bassissimo, let's go, forse, eccoci qua, siamo arrivati un po' tanto in basso. E ora? 173.000. Teletrasportiamoci all'80 milioni. C'è una cesta. Prendiamola. Vai. Ah, e praticamente farmiamo quelli che poi vendiamo e diventiamo super ricchi. Solo che se vorrei acquistare un nuovo piccone... No, me li danno così. Vediamo un martello, quanto fa? Ah, 3. Molto meglio. Prendiamo questa. Ecco un altro scrigno, questo è molto più resistente. No, non riusciamo a distruggerlo. Praticamente noi dobbiamo cliccare. Ok. E tutti i danni che facciamo andranno nel nostro zainetto. Perfetto, vendiamo. Sell. E ora mi dice di andare a comprare le uova. Va bene. 100.000. Sono un po' cari. Va bene, compriamone una. Carl, una tartaruga? No, ragazzi. Una tartaruga. Ma cosa? Ok. Va bene. Quindi pietra rara. Ok, good. Quindi dobbiamo aprire 20 uova per poi ottenere quello. Va bene, almeno adesso abbiamo un bel po' di animali. Qui abbiamo detto che si vende, mentre qui si acquistano i backpack. Quindi i picconi si otterranno solamente in quel modo. Va bene. Guardate cos'ha, leggendari. Grande. Oh, c'è sta. Mi sembra di aver visto. Eccola qui. Vai, aiutatemi a distruggerlo. Ma sono subito full. Ok, non riesco a distruggere. Queste mappe a me, ragazzi, mi piacciono un casino. Mi sono sempre piaciute queste mappe. Non so perché, cioè... Alla fine sono mappe classiche, devi picconare. Però a me mi sono sempre piaciute. E non so minimamente il motivo, però mi piacciono. Ora dovrei riuscire a distruggerlo, infatti... Quindi tutti i materiali hanno un valore prezioso. Ok, questo non proverei a distruggerlo. Ok. Pala d'argento. 16% di possibilità di trovarla. Vediamo un po' quanto fa. Io mi aspetto un bel 5. Un bel 9. Hai capito? Così è tanto. Vediamo, adesso abbiamo 3081. Vendiamo e non succede niente. Ci sarà per forza infatti la rinascita, che con le gemme penso che si possa fare qualcosa che pet super potenti potrebbe essere, forse. Compriamoci un nuovo backpack, eccolo qui, il prossimo costa 10 milioni, lancia evento, reclama, claim successful, ok.
Questa spinta può essere usata. Aumenta il danno per 2. Ma va bene. Allora, quindi dobbiamo sempre tornare in questa zona. Degli 80 milioni blocchi in basso. Ora però. Vabbè. Sono caduto. Ok. Torniamo un attimo all'80 milioni perché voglio prendere qualche cesta che troviamo qui. E non solo blocchi normali, perché sennò non me ne faccio niente dei blocchi. Vediamo se c'è una cesta. Eccola qui. Ok. Martello. Un'altra pala. Guardate adesso quanto le distruggio. Cosa fa l'incremento talpa? Ah, ci dà della potenza. Vai. Vado. Super veloci. Milioni. Piccone di ferro, ok, nuova arma, penso che sia molto più potente, speriamo. Ah no, questo è il per 5, vendiamo, dai, non ce ne facciamo niente praticamente e andiamo su a vendere. Avevamo il potenziato alfa, questo sì che è veramente OP. Quindi abbiamo detto che costa 10 milioni e poi la prossima zona 120 milioni. Penso che in questo video riusciremo assolutamente a sbloccare la nuova zona. Quindi apriamo questo. Gatto, bello! Vediamo quanto fa. 1.75. Ci sta. Ah, invece il cagnolino è quello che ti danno all'inizio. Quindi 2.5 fa. Quindi 4 animali si possono equipaggiare, un altro gatto, va bene. Ma perché lui ha la vespa? Guardate. Sono leggendarie. Grande. Equip best, ok. Abbiamo preso un gatto in più, però vabbè, giustamente perché ne abbiamo già equipaggiato uno. Ora scendiamo in basso. Siamo super potenti! Cassa del tesoro 4 mi sa che è troppo anche per noi. Vediamo senza rompere una cassa quanto ci dà. 1 milione e basta. Non va bene. Quindi le casse ci danno più monete per poi vendere. Degli oggetti speciali da troppo lontano. Ah, noi eravamo qui, giusto? Sì. Piccone d'argento. Questo ho un bel presentimento. Che sia più forte più per 16. Ok. È tantissimo in più, Quindi nuove casse mi stanno dicendo. Ok, distruggiamo anche questa, non possiamo. Adesso direi di comprare. Sì, ragazzi. Ok, compriamolo. Vai. 32 milioni di spazio nel backpack. Poi magari riusciamo anche a fare una rinascita, Che secondo me sarebbe fattibile. E comprare la nuova zona che voglio proprio vedere com'è. Ma sì, dai, distruggiamo la cassa del tesoro 4. Secondo me è da un'arma potentissima, ragazzi. Peccato che abbiamo pochissimo di potenza. Cioè, in questo momento ce ne serve di più e per questo faremo una rinascita. Lancia evento 5.000 monete. Quanto ne dà la rinascita? 4.000. Non so che cos'è questo evento. Clicchiamo super veloci. Estrazione automatica tra 4 minuti. Vedremo un po' che cos'è. Caccia del tesoro 4. Quindi, distruggiamo un attimo questo attorno, che ce ne abbiamo altre di fianco. Vediamo cosa mi dà. Anche lei è un piccone d'argento normale. Mi aspettavo un po' di più. Adesso penso di arrivare verso
i 75.000, così facciamo la nostra prima rinascita. A dopo, velocizziamo un pochino. E 75.000, pronti per la rinascita? 3, 2, 1, sali! Ma? La mia skin che balla fa troppo ridere. Ah, ok, quindi adesso ripartiamo, nabbini, che bello! E dobbiamo riempire il nostro backpack. Quindi perdiamo le monete, ma abbiamo delle gemme che devo capire la loro utilità. Ma sto salendo di tantissimo. 35, 37, 39. La prossima rinascita... Ah beh, si farà. Hai 2 milioni e mezzo, quindi posso capire. Perché ora ci sto mettendo così tanto tempo rispetto al solito? Per il semplice fatto che praticamente prima avevamo preso una pozione del doppio danno. Adesso invece non ce l'ho più. Mi è scaduta, durava 5 minuti. Però è appena arrivata la talpa che ci può aiutare per distruggerlo. No, scusami, spostati, spostati, spostati! Ok. Per vedere poi evidentemente quanto dà 32 milioni. Potenza massima. Vai. No, basta, piccoli normali. Perché arrivare... Cioè, arrivare veramente... Ai 120 milioni non penso che sia un'impresa così impossibile, penso che sia abbastanza fattibile. Perché qui stiamo salendo super velocemente. Abbiamo comprato questo fantastico zainetto che, devo dire, è veramente OP. Cioè, costava pochissimo e dà tantissimo spazio. 19 milioni, dai, ci stiamo avvicinando. Il prossimo appunto però ne costerà 226 milioni. Ultra fortunato, enorme incremento di fortuna permanente per le uova. 1444 Robux. Va bene. Così tanti? No, grazie. Distruggiamo subito quella cesta, facciamogli vedere agli altri come si distrugge. Visto che adesso siamo super veloci a distruggerle. Queste qui ormai... vabbè. Non le contiamo proprio tanto. Sì. Adesso obiettivo 120 milioni. Penso che ci siamo arrivati tra poco. Vabbè, noi ci vediamo dopo appena magari riesco a riempire il backpack al massimo. Ok, a dopo. Ciao. Backpack al massimo. Andiamo subito a vendere. E appena abbiamo appena aperto alcune ceste e ci hanno dato leggermente, giusto un pochino di monete, eh? Siamo a 161 milioni. La prossima zona però mi sa che non riusciamo ad acquistarla in questo video perché costa veramente tanto. 6 milioni le uova, sì. Cintura, quindi qui molto probabilmente ci daranno degli oggetti. Molto interessante. Ottimo, giusto per farvi capire, cesta base 11 milioni. Va bene, io spero che mi dia tantissime cose perché se no... Quindi dammi un piccone super forte, cassa mia. Ok, martello d'oro 8% di trovare, l'abbiamo trovato? Vediamo. Vabbè, dimmi che era così OP, almeno lo sapevo, venivo subito. Cioè, praticamente riusciremo a fare la rinascita in questo video. Un'altra rinascita in un video. Palla d'oro classica, di meno, è più debole. Vai, vendiamo e compriamo subito il nuovo backpack. Vediamo se ci bastano i soldi, ci avanzano. Ok, quindi 8 milioni e 8 costerà il prossimo, ma io direi che ci conviene ormai, visto che abbiamo così tanto spazio nel backpack, di comprare dei nuovi pet perché sono veramente troppo scarsi quelli che abbiamo adesso. Piccone d'oro, non va bene. Vai, noi clicchiamo e forse, dimmi di sì,
Dimmi che l'ho trovato. Rame può essere usato per fare ingranaggi in fabbro. Ah no, io volevo trovare degli oggetti che possono essere utili per me. Ok ragazzi, allora ci vediamo dopo appena riesco a farmare tantissimo, ad avere il primo uovo e a fare una bella rinascita. Ok, no, magari faccio prima a prendere, ad aprire il primo uovo. Ok, a dopo. Ok ragazzi, stiamo distruggendo la casa mia secondo. Vediamo cosa dà. Piccone d'oro. Quanti? Ok, vendiamo tutto. Andiamo su per vedere il backpack. Però mi sa che adesso ci conviene fare una rinascita se non ci bastano. Vediamo, eh. No. Infatti, facciamo una bella rinascita. Let's go! Yo, 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 yo! Ok, perché adesso farmiamo veramente tantissimo. Lancio evento, reclamiamolo subito. Qui abbiamo tutto il resto. Usa. Vai, perfetto. Vai, 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 vai. Adesso dobbiamo cliccare ancora un pochino per distruggere una nuova cesta mia. Ovviamente cesta mia seconda, perché sennò diventa troppo facile. Per magari riuscire a trovare un'arma ancora più potente della nostra. E appena sbloccato, direi almeno il primo uovo in questa zona, direi che ci possiamo fermare anche qui per questo video. La sporcizia ormai è facile da distruggere. Ed ecco la cassa mia seconda. Vai super velocità, questo dovrebbe dare, non lo so, speriamo un bilione che me lo dia, così ne distruggo 8 e poi possiamo aprire questo primo uovo che spero che faccia almeno un per 9. Cioè praticamente in questo video sono diventato fortissimo, ho già fatto 3 rinascite. Ok. Dai, dammi un'arma buona. Vai. Ah, martello d'oro. Però ci ha dato 2 bilioni. Ok, intanto noi stiamo sempre aumentando il nostro potere. Vai, e quindi distruggiamo le casse anche più velocemente. Ok. Perfetto. Distruggiamo anche questo. 171, 161. Siamo a 4 bilioni, ragazzi. Ci siamo quasi per comprare il primo pet. Troppo lontano. La prossima zona comunque costa veramente tantissimo. 7 bilioni, 7 bilioni. Vai. Ci sono altre ceste, quindi ci sarà una mia cesta mia più potente, ci sarà. Ok. Ecco qui cesta mia. Guardate il super click, super veloce. E adesso, distrutta questa, dovremmo arrivarci. Dimmi di sì. Anche piccone smeraldo. Ok, quindi abbiamo raggiunto gli obiettivi. Andiamo a vendere 9 bilioni e 71. Dammi 10 bilioni. 9 bilioni e 98, va bene. E il nuovo piccone 520 fa. Raga, è tantissime. Anzi, facciamo così. Vendiamo, sai che c'è? Vendiamo questi. Oh, 10 bilioni. E adesso apriamo questo uovo. Comune. Tutta questa fatica per un comune. Ah, che almeno 4,5, va bene. Penso epico 9, cioè non comune 9, e tutti gli altri. Lo vedremo in un prossimo video.
Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Da me è tutto e ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!